Ricordiamoci questo: Dio non vuole una nave da crociera, gli basta una povera barca sgangherata, purché lo accogliamo, quello sì, accoglierlo. Non interessa quale barca, accoglierlo. Ma noi, mi domando, lo facciamo salire sulla barca della nostra vita? Gli mettiamo a disposizione il poco che abbiamo? A volte ci sentiamo indegni di Lui perché siamo peccatori. Ma questa è una scusa che al Signore non piace perché lo allontana da noi. Lui è il Dio della vicinanza, della compassione, della tenerezza e non cerca perfezionismo, cerca accoglienza. Anche a te dice: fammi salire sulla barca della tua vita. Ma Signore, guarda, così, fammi salire così com'è. Pensiamoci.